presented by Joconomicon.net. Quello che si può fare ai personaggi, perché è molto facile contrariarli modificando qualcosa in personaggi che sono già molto ben stabiliti, un Superman, un Batman, con l'Uomo Ragno si può fare molto poco, si può cambiare molto poco. Quello che invece adesso è più interessante è essere nell'industria del videogioco nelle sue fasi iniziali e che quindi ha la possibilità di avere la libertà, di essere nella fase iniziale, quella eccitante, in cui si creano i personaggi che tra 20 anni saranno quelli che oggi avranno il ruolo che oggi hanno Batman o Spider-Man, e si vedranno tra 20 anni i cambiamenti, come l'uniforme di questi personaggi si è cambiata negli anni, come si commenterà sul fatto che apparissero disegnati in maniera primitiva nelle prime versioni. E questi saranno i nuovi personaggi iconici, le nuove franchise. Essendo così giovane, in un certo senso, l'industria, si può avere più libertà, nessuno in realtà si può permettere di uccidere Batman o Superman, in qualche maniera li si deve sempre far risorgere e rientrare nel gioco. Mentre invece quello che si ha nell'industria del video è che non si sa ancora dove si andrà a finire, lo spazio è completamente aperto e quindi si sente di avere lo stesso livello di quello stato d'animo di esilarazione, di essere felice, come quando Bob Kane ha creato Batman e l'ha visto poi esplodere 20 anni dopo con il grande successo che ha avuto dopo. E in un certo senso è eccitante contribuire a questa fase e poi in un certo senso poter proiettare a un futuro di guardare indietro e riguardare alle scelte fatte, magari perché dare un'armatura verde o arancio e ricordare con affetto che in realtà era una scelta che si aveva soltanto 10 minuti per fare. Sì, ne avrei una sicuramente meno complessa di quella di Emanuele. Però mi interessava il suo parere rispetto a questo. Mi è capitato, come a tutti credo, di rivedere un film magari anche un centinaio di volte, forse un centinaio no, però circa, di rileggere un libro. Quest'estate ho riletto per l'ennesima volta una collana dedicata a Thor, un fumetto dunque. Non mi è capitato, pur ritenendomi un buon giocatore, di rigiocare più volte un gioco in rari casi rispetto a tutti i videogiochi che ho giocato. Mi piacerebbe capire innanzitutto se a lui è capitata questa esperienza di rigiocare appunto uno o più videogiochi e che cosa ne ha tratto, e capire se secondo lui la voglia di riprendere in mano un prodotto, perché questo prodotto contiene dei contenuti che tutte le volte che si rigiocano possono essere in qualche modo rinnovati, potrebbe essere lo snodo per lo sdoganamento del media, in questo caso del medium, in questo caso videogioco, verso il grande pubblico, verso il pubblico che tutte le aziende in qualche modo vogliono aggredire. Non per ultimo Dead Space, che va a raccogliere non solo gli appassionati di videogiochi, ma anche tutta la pletora di appassionati dell'horror e della fantascienza. Dunque, capire se questa formula del rigiocare esiste e se esiste una specie di formula magica per andare ad inserire contenuti tali per cui rigiocare il primo Dead Space può diventare un'esperienza ludica appagante anche per la seconda volta. Questo era l'altro esempio di domanda corta, ovviamente. In realtà stiamo semplicemente cercando di rendere la vita del traduttore un inferno e finora ci siamo riusciti. Is there a magic formula? Do you have a silver bullet?
to give that quality to video game and wanting to go back to it. Well, I think you've got to make games more like films. When you buy a movie, you see a movie, and you like the movie, you buy the movie, you don't watch it and throw it away. You know, there's some movies you go to the theater, you watch them, but you wouldn't necessarily want to buy the DVD. There are some movies that we seem to want to watch over and over again. I think that the complexity with a game is because it's the first time that there has been an entertainment genre that's created where the specific purpose is to try to put you in it. You're a part of the story. So I think you absolutely have to change the environment or introduce new characters. The future of games is going to be creating worlds where everyone is a part of it. That is the future. One game, Dead Space, is a good example of this. You play it once. There's a replayability aspect to it. But I think that the future of this is to build these consistent worlds, you know, a kind of Lord of the Rings kind of world, or this Star Wars where it's constantly expanding. And at some point, we used to sit around and talk about what we saw the game industry in the next 20 or 30 or 50 years. How would this be? How would we do this? Would North America create, this vast world where you can suddenly play games against games? You know, a Dead Space universe versus a Halo universe, or any genre can suddenly, any character can cross over into each other's worlds. I think that day is going to come, and I think you're going to see game worlds expand to that level where it's going to be almost necessary to do that kind of crossover in order for people to get a new experience each time. I know it's difficult to explain, but every country, every region sees their games slightly different, and I think that is a strong suit. I could see North America crossing their characters over to Europe or China or Japan, where you get to see these favorite characters you grew up with, these favorite games, and then suddenly you get to go into their universe. A Halo soldier gets to go and fight in the Dead Space universe. I don't think it's too far out of the realm of imagination to say that would be really, really cool. It would be really cool to see that. And I think right now with the multiplayer aspect, I think each individual game company is kind of working on that to create these huge worlds where you have all of these people running around, all of these monsters, all of these different characters that are coming into it, expanding the universe where you're not just playing Isaac, but maybe now you're an individual character in a suit somewhere. But eventually, it's never going to be enough for the player. And just like you can only watch a movie once, the games give us the possibility, if done right, to go back into that universe and live and play there whenever we want. I'm not sure if that really covers it specifically. Direi risposta breve per domanda breve. Short answer for a short question. La chiave, secondo Chris, è di rendere i giochi più simili ai film. Quando una persona va a vedere un film e decide di comprarlo, lo compra perché vuole riguardarlo più volte. Tanti film che si vanno a vedere al cinema non si decide poi di ricomprarli. E quindi ci sono storie che hanno l'appeal di tornare a vederle ancora ed ancora. E prima di tutto ritorna all'idea di costruire la giusta complessità. Cioè, una complessità con i videogiochi è che questo è il primo genere di intrattenimento
che è stato creato specificamente per mettere il giocatore all'interno del prodotto, del gioco, e in un certo senso tutti sono parte, tutti i giocatori diventeranno parte del prodotto videogioco. E per esempio l'elemento, la qualità di giocare di nuovo, la giocabilità per avere più volte, secondo lui emergerà dalla creazione di mondi consistenti, di mondi complessi che hanno in un certo senso questo elemento di realtà, di consistenza. Quindi mondi come quello del sistema del Signore degli Anelli o di Guerre Stellari. E quando discuteva con i suoi compagni di quale sarebbe stato il panorama del mondo del videogioco tra 20, 30 o 50 anni, quello che emergeva era un'immagine, uno scenario di giochi coordinati, che si integrano con altri giochi, e quindi avere un sistema in cui l'universo di Dead Space può essere integrato con quello di Halo, e in cui ogni personaggio ha l'abilità di attraversare le barriere tra questi universi e questi mondi, e alla fine diventerà una specie di mondo intero virtuale in cui ogni volta si può avere una nuova esperienza data dalla complessità e dalla varietà di questi mondi in cui ci si possa muovere. E naturalmente ogni paese, ogni regione vede il videogioco sotto una luce leggermente diversa, e allora sarà possibile magari integrare gli universi creati in Nord America con quelli dei europei o cinesi o giapponesi, e quindi un soldato di Halo potrebbe andare a combattere mostri nel mondo di Dead Space, e questo sarebbe sicuramente un'idea fantastica, fighissima. E guardando l'evoluzione dei giochi multiplayer che vediamo oggi, si vede che tutte quante le case di distribuzione, le case di software si stanno espandendo e cominciando a fare i passi che porteranno alla connessione di questi mondi, e indipendentemente da quanto questi mondi aumenteranno in complessità, non sarà mai abbastanza per un singolo mondo per il giocatore. E questo elemento di integrazione di mondi che comunicano è quello che porterà i giocatori ad avere la possibilità di tornare al gioco e avere un'esperienza diversa ogni volta, che quindi li attrarrà a tornare nella stessa maniera in cui i film possono farlo. Vi consiglio di prolungare questo applauso, perché purtroppo il nostro tempo è finito, quindi non ci resta che ringraziare il nostro traduttore e soprattutto ringraziare Christopher per questa straordinaria testimonianza che ci ha dato dal punto di vista creativo. Grazie a tutti e buona Lucca. Thank you.